Siamo nuovamente con l'artista talentuoso Attilio Grecola, che ha presentato questa sera a Bea Domizia una nuova meravigliosa collezione dal titolo Il mito della sirena. Attilio, che cosa hai voluto trasmettere questa volta con la tua collezione? Allora, grazie prima di tutto per i complimenti. E, allora, la collezione, diciamo in breve, il mito della sirena, però in realtà il titolo completo è Let Them Wear Waist, atto secondo, il mito della sirena, Non che è sarei mai riuscita a dirlo. una cosa un po' lunga, complicata, perché Ok. prende il titolo di Let Them Wear Waist dalla mia collezione di tesi di laurea, che è tradotto in italiano che indossino i rifiuti, la spazzatura. E questo perché nella collezione di tesi è quando ho iniziato effettivamente a lavorare di upcycling in maniera conscia, cosa che non facevo invece prima, ma in realtà facevo da tanto tempo. Cioè, fin da piccolo trasformavo e creavo con cose di scarto, vestiti che non andavano più bene, che erano rotti, macchiati. E non lo sapevo che fosse una cosa sostenibile, cioè lo facevo soltanto perché è una cosa che trovavo a bassi rischi, diciamo, no? Usare qualcosa che comunque sarebbe andato nei rifiuti, magari probabilmente, è un qualcosa che mi faceva sentire tranquillo per sbagliare, per imparare, per creare. E poi in realtà quando lo fai pure con una consapevolezza e non soltanto per sperimentare e provare, ma anche proprio per creare con l'intento di andare oltre quello che è il confine classico della creazione dal nuovo. Diventa un esperimento un sacco interessante e diventa una metodologia di lavorazione che ti sorprende perché non resta legata al posso usare tutto il materiale che trovo, posso comprarne altro, ma resta legata proprio al limite di quel che c'è. E questo limite di quel che c'è e di quel che magari è un avanzo di magazzino, è un qualcosa che è stato scartato dall'industria, è un qualcosa che è stato scartato dalle persone soltanto perché abbiamo visto in passerella alcuni capi che ad esempio, c'era un matching set con una gonna e una giacca. L'ho Quello visto, è partito bellissimo. dal riciclaggio di uno di quei parka verdi che andavano Sì, tantissimo, sì. ecco, che era rovinato in un armadio di un mio amico che lui voleva buttare un giorno mentre ero là a casa da lui. Questa cosa è fantastica. E io faccio: no, 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 non lo buttare, dammelo. E l'ho tenuto chiuso in casa da me perché sono un po' accumulatore seriale di queste cose ormai, perché dico, se creo da quello che è il processo che mi piace e che Certo. trovo molto sostenibile, divertente e trovo una sfida, raccolgo tanto e sono veramente sommerso da capi usati, ritagli di stoffa, anche perché poi quando creo in realtà non butto mai niente. Mi piace lavorare in maniera zero waste e quindi non mi piace fare sprechi. Ogni ritaglio di stoffa, ma questa è una cosa che poi in realtà molto comune a chiunque crea, cuce, sarte, tutti quelli che conosco, li conserviamo sempre, tutto. Perché anche Perché da da quel piccolissimo pezzo di esatto, stoffa può può nascere nascere sempre quantomeno qualcosa di un'idea, grande, anche un'idea, un'idea volendo. un prototipo in miniatura, un qualcosa di inaspettato, che poi è una cosa che ho iniziato a fare per riuscire a creare prototipi dallo scarto, dai pezzi piccoli, oppure comunque senza dover fare un pezzo grande, è lavorare sulle bambole. Ho iniziato a lavorare alla prototipazione sulle bambole, così lavoro in una scala tipo del genere, con carta Piccolissima. modello e così, Sì. e consumo veramente un mini ritaglio di stoffa per vedere se mi piace. Fantastica. I costumi da bagno di questa collezione sono nati su delle bambole prima che su da ragazze. Ho fatto un po' una ricerca, mi sono ispirato ai tagli degli anni 50 per i pezzi di sotto e per i costumi interi, e poi li ho voluti rimodernizzare un po'. Nell'archivio da cui ho fatto ricerca, tra l'altro, c'erano dei pezzi di Dior, di corsetteria, e quindi ci sono dei tagli che sembrano soltanto delle linee, dei tagli stupidi, no? Ma in realtà sono tutto quanto un lavoro di rielaborazione di quei tagli degli anni 50. Bellissimo. È stata una cosa che E sono secondo i me tuoi primi potrebbe. costumi, tra Sono i miei l'altro, primi costumi da da bagno, bagno. effettivamente, sì. Perché non avevo mai fatto costumi da bagno, anche questa è stata una sfida. Ho lavorato tantissimo per perfezionare i modelli, per arrivare ai fit che desideravo, alle vestibilità giuste. È stato molto difficile, anche perché non è che hai sempre la modella a E disposizione, certo. quindi pure quello ti prolungava i tempi di produzione e di sdifettamento, però sono molto soddisfatto del risultato. Complimenti, Attilio. Senti, io immagino che nella tua testolina già sta frullando il prossimo progetto. Sì, Eh? Noi tu lo sai che ti questo lo aspettiamo con diciamo ansia. sempre, questo lo diciamo sempre Ed è perché buon auspicio, è di buon effettivamente. auspicio, perché poi è così. Sì, effettivamente Che sì. cos'altro stai facendo nel frattempo, in Allora, nel questo periodo? frattempo, in questo periodo, ho iniziato
quest'anno, ho finito il primo anno quest'estate, di un corso di biennio specialistico, di diploma accademico Sì, magistrale. ok. E quello anche mi ha preso tanto tempo, però l'ho sfruttato tanto per fare ricerca e approfondire ancora di più su progetti miei personali. Quindi penso di aver alzato già un po' il livello rispetto a quelli che erano i progetti precedenti, ma punto ad alzarlo ancora tanto, tanto, tanto. Congratulazioni e in bocca al lupo, Attilio. Complimenti Grazie veramente. mille, grazie mille.